Un ragazzo speciale, come pochi a quest'età, amato da tutti, impegnato da più di 10 anni in Croce Rossa, con la quale aveva lavorato anche durante il terremoto di L'Aquila del 2009. Questo era Gabriele D'Angelo, scomparso il 18 gennaio dello scorso anno nel crollo dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga. Ma a pochi giorni dall'anniversario della catastrofe arriva anche la beffa per i familiari di Gabriele. Infatti l'INAIL, l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, non riconosce questa come morte sul lavoro per colpa di una legge del 1938, modificata 30 anni dopo, che non prevede alcun risarcimento se il tuo stipendio di lavoro non serve al mantenimento della famiglia. Ai nostri microfoni tutta la rabbia del fratello Francesco D'Angelo. Non lo riconosce attraverso una legge del 38 che viene modificata nel 68. Il contenuto è semplice, dice che se il tuo stipendio, secondo la loro valutazione, non serve al mantenimento al nucleo familiare di cui fai parte, tu conti zero, conti. Non c'è nessun diritto. Io andrò contro l'INAIL con il mio avvocato e mi rivolgerò al presidente Mattarella, che ha ricordato le vittime di Rigopiano nel discorso di fine anno, per chiarire che cosa vuol dire l'INAIL e che diritti hanno i lavoratori in queste situazioni qua. Nel sistema c'è tanto da cambiare. Da quello che ho capito, ogni lavoratore non ha nessun diritto, andiamo a lavorare senza niente. Dopo, quando ci sta da pagare qualcosa, siamo i primi a pagare, sia a livello economico che a livello di vita.